Can we get a handshake? Sure. I got a handshake too, kids. That is the most important. I agree. Бороди, необхідність у тому, щоб боронити Україну, адже Росія прагне здерти Україну з лиця землі. Вони чудово розуміють, що ті десятки тисяч, вони не хочуть повернутися до Росії. Багато виїжджає зараз з Росії, тому що вони не бачать майбутнього у цій країні. Російська економіка зараз знаходиться у складній ситуації. Путін хотів, щоб Захід був розділений. Путін тоді розраховував на те, що ми не зможемо забезпечити єдність країн-членів НАТО. Nello stesso Consiglio dei Ministri di qualche giorno fa ci siamo tornati a occupare anche dell'annosa vicenda del superbonus. Non è la prima volta che il governo si occupa di questa materia, abbiamo dovuto tornarci sopra per cercare ancora una volta di sanare una situazione che è diventata purtroppo fuori controllo, con esiti che possono essere imprevedibili e molto pesanti. Dunque partiamo da questo presupposto. Nell'ordinamento italiano ci sono sempre state misure che consentivano di scaricare dalle tasse opere di ristrutturazione, di efficientamento energetico, i lavori in casa. Sono buone misure, sono misure utili, sono misure che favoriscono il lavoro, sono misure che fanno circolare l'economia. E anche il superbonus, dal mio punto di vista, l'ho detto, lo ripeto, nasceva con intenti condivisibili. Il punto qual è? Il punto è che la misura è stata scritta così male e fatta così male che ha generato una serie enorme di problemi. Siamo intervenuti e continuiamo a intervenire, convocheremo tutte le associazioni di categoria, quindi le aziende coinvolte, per capire che cosa altro possiamo fare per aiutarle, per dare loro una mano, per salvare queste aziende, per salvare questi lavoratori e per rimettere questa misura in un binario sensato, su un binario sensato. Perché, ripeto, quando vi dicono che qualcosa è gratuito, poi rischia che non lo sia. E se non è gratuito, può diventare un problema. Questo è diventato un problema che noi stiamo cercando di risolvere. Ottima relazione, è un paese amico. Noi sosteniamo la sua candidatura a essere membro dell'Unione Europea. Vogliamo essere protagonisti della fase della ricostruzione. Abbiamo già deciso di organizzare un grande evento in Italia per coinvolgere il maggior numero possibile di imprese. Stiamo lavorando con altri ministri del governo al fine di dare un messaggio chiaro che il Presidente del Consiglio riferirà a Zelensky della voglia dell'Italia di essere protagonista della ricostruzione di questo paese che sarà parte del mercato interno dell'Unione Europea. Quindi le relazioni tra Italia ed Ucraina sono ottime. Thank you.